Salve a tutti, in questo video vediamo come completare il sacrario di Orochimaru. Entriamo e andiamo a sinistra. Ok, facciamo fuori questo nemico. Quindi freccia. Poi lo vado a finire con la spada. Ok, andiamo avanti e usiamo l'ascensus per salire. Ok, saliamo la scaletta. Poi chiniamoci, andiamo oltre. Poi destra. E qua abbiamo un altro nemico. Ora io salto e lo vado a finire di frecce in aria. Se mi dura l'arco. No, non ce la faccio. Si rompe, si rompe. Vabbè, basta poco ancora. Ok. Andiamo dall'altra parte. Prepariamoci perché ce n'è un altro. Eccolo qui. Quindi uccidiamo anche questo. E infine prendiamo il contenuto nel baule. Ok, 5 frecce di legno. Meglio che niente. Andiamo adesso ad aprire la porta centrale con l'ultramano. Quindi ultramano, afferra, tiriamo. Ok. Ora qui facciamoci colpire tranquillamente da un laser, non vi preoccupate. Ecco, solo uno però, non qui. Perfetto, andiamo avanti fino in fondo. E vediamo un baule in lontananza. Per arrivarci dobbiamo passarci da sotto. Quindi di nuovo ascensus ed ascendiamo in questo modo. Ok, e qui troviamo la piccola chiave. Perfetto, ora ascendiamo ancora una volta. Ok. E ora possiamo tornare indietro. Qua vediamo due nemici, quindi uccidiamoli. Ok. E una volta fatto, andiamo ad aprire la porta centrale. E possiamo andare a prendere la palla. Ora, non è ancora finito. Dobbiamo portarla con noi e cercare un angolo con una piattaforma mobile che si alza. Non è questo. Non è questo. Eccolo qui. Quindi appoggiamo sopra la palla. Qui. Ascendiamo. Riprendiamo la palla. E portiamola con noi di sopra, utilizzando l'ascensore. Ok. Andiamo quindi a collocarla davanti al cancello. E si andrà ad aprire un dispositivo volante. Cioè si andrà ad accedere ad un dispositivo volante, volevo dire. Ok, prendiamolo, non disassembliamolo, prendiamolo intero. E lo mettiamo qui. Pronto verso l'entrata del sacrario, che è anche l'uscita. Bene. Ora ci riserve la palla, quindi togliamola. E andiamo a collegarla da qualche parte sopra il dispositivo. E siamo pronti, ora saliamo, attiviamolo. Ok, quando abbiamo superato questa parte spegniamolo per andare giù. Ecco qua, atterraggio perfetto. Prendiamo la pallina, scolleghiamola e la andiamo finalmente a posizionare qui. E ora possiamo uscire. E ce l'abbiamo fatta. Spero di essere stato utile, ci vediamo al prossimo video.